Luca, hallo. Buongiorno, Buongiorno. mi sentite tutto bene? Sì, Ok. wir hören dich gut. Please start Perfetto. your presentation. Ok. Allora, oggi io sono Luca Rapis, lavoro per l'Associazione Apicoltori di Bergamo, che è stata interpellata dal Comune di Capizzone per sviluppare questo progetto. La mia figura ha riguardato appunto la progettazione e lo studio per andare a mettere in atto una delle misure che è stata scelta. Nella prima slide qua potete vedere la principale misura che è stata utilizzata, che è il BioTel. Le misure che sono state attuate nell'ambito del progetto. Sono state principalmente appunto un aumento dei siti di nidificazione degli insetti impollinatori come il BioTel che avete visto nella slide precedente. L'altra misura che è stata attivata con questo progetto in collaborazione con il Comune di Capizzone è stata appunto la sensibilizzazione della popolazione. E quindi insieme appunto al Comune, l'Associazione degli Apicoltori ha organizzato questa festa delle api che ha previsto principalmente l'inaugurazione del biotel e inoltre è stato possibile realizzare dei piccoli laboratori per i più piccoli durante il quale appunto i bambini hanno avuto la possibilità di costruire dei mini biotel, dei piccoli biotel che poi hanno potuto portarsi a casa e appunto posizionare nel proprio giardino di casa o sul proprio balcone. Questi mini biotei, questa iniziativa ci è sembrata essere molto utile appunto per sensibilizzare soprattutto i più piccoli che rappresenteranno poi il futuro e quindi oltre a questi laboratori e all'inaugurazione del biotel che è stato proprio posizionato al di fuori della struttura del comune di Capizzone. Durante questa giornata è stato anche invitato un esperto dell'Università di Bologna che è proprio esperto in materia di insetti selvatici, insetti pronti. Ha appunto presentato degli studi che sono stati fatti sulla biodiversità di questi insetti all'interno anche dell'ambiente urbano e appunto ha permesso di capire qual è la situazione attuale degli impollinatori sia all'interno del comune e delle città più metropolitane. Quindi possiamo andare avanti. Gli obiettivi sono stati appunto quelli di raggiungere e far veicolare il messaggio della biodiversità e della salvaguardia e dell'importanza della salvaguardia degli insetti impollinatori. Aumentare attraverso la creazione di questi biotel e anche da parte dei bambini dei loro mini biotel, degli insetti, della possibilità di aumentare le possibilità di nidificazione degli insetti pronubi e appunto di andare a sensibilizzare la popolazione, in particolar modo i bambini che hanno costruito questi mini biotel. Qua nell'immagine potete vedere appunto l'inaugurazione del biotel e io appunto che stavo spiegando alla gente che era presente il funzionamento di questo biotel. In quest'altra slide sono rappresentati alcuni consigli che mi sento di darvi per chi volesse attuare questo tipo di misura. Infatti, appunto, essendo una materia abbastanza precisa, nel senso che gli insetti impollinatori hanno bisogno di determinate caratteristiche dei materiali e profondità dei siti di nidificazione, è un consiglio è quello di muoversi collaborando con degli enti competenti, come appunto l'Associazione degli Apicoltori del vostro territorio. Per sviluppare progetti simili, poi in collaborazione con le scuole, predisponendo, come abbiamo fatto noi, ad esempio, dei piccoli laboratori per la costruzione di biotel. Inoltre, per la costruzione di questi siti di nidificazione, è molto importante utilizzare dei materiali di recupero o comunque dei materiali del tutto naturali che
che permettano appunto la nidificazione in modo sicuro anche per questi insetti impollinatori. Possiamo proseguire. Cosa prevede questo progetto? Ci ha dato la possibilità, quindi il progetto Be Aware, ci ha dato la possibilità di continuare una collaborazione proficua con il comune. Infatti, il Comune si è dimostrato molto sensibile a questi temi della salvaguardia della biodiversità degli insetti impollinatori e per questo motivo è stato predisposto ed è già in essere, è già partito, un progetto di biomonitoraggio nell'ambito del Comune di Capizzone e di Berbenno, che è il comune limitrofo. Inoltre, questo progetto, essendo appunto un progetto di biomonitoraggio, ci consente di andando a monitorare diverse matrici dell'alveare, quindi il miele, il polline e la cera, andare a valutare se ci sono delle contaminazioni derivanti da pesticidi o comunque qualsiasi altra sostanza che viene utilizzata nell'agricoltura intensiva, come ad esempio il glifosato. Il progetto prevede il posizionamento di circa 2 alveari per ogni sito di biomonitoraggio, quindi uno sarà a Capizzone e uno a Berbenno, e con questo progetto quindi sarà possibile valutare l'impatto dell'agricoltura più intensiva anche in un comune come Capizzone, che comunque è un comune molto piccolo e che si trova alle pendici delle Orobie Bergamasche. Io penso di aver tutto, sono stato abbastanza riassuntivo, ma spero abbastanza chiaro. Se avete le domande, sono qua a disposizione. Eventualmente nella prima slide trovate anche i miei contatti email, per eventuali domande che riusciamo a rispondere oggi. Vi ringrazio. Vielen Dank, Luca, für eine weitere schöne Präsentation aus Italien. Auch hier jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen im Chat. Es ist im Chat auch eine generelle Frage angekommen bezüglich invasiver Spezies bei all diesen schönen Bienenprojekten. Lieber Daniel Cherie, wir werden auch diese Frage im Nachgang beantworten. Sie bezieht sich nicht auf das Projekt von Luca, deswegen würden wir das im Nachgang übernehmen, das zu beantworten. Jedenfalls jetzt gerne Fragen an Luca und sein Projekt in Capizzone. Und es gibt auch schon eine Antwort bezüglich den invasiven Spezies, das ist gut. Also ein denkender Organismus hier auf der Konferenz, das ist schön. Gibt es eine Frage an Luca? Dann bitte jetzt in den Chat damit. Dann sind wir nämlich schon fast am Ende unseres Alpenbogenflugs. Vielleicht kommen die später, Luca. Danke jedenfalls für eine wunderbare Projektpräsentation und wir fliegen weiter.